timbro di voce carezzevole proprio. Beh, la River Band con questo suo leader che si chiama Marco ci ha proposto un brano proprio di Elvis Presley, ma c'è una sorpresa anche per voi oggi, perché Marco, leader della River Band, ce l'abbiamo qua in studio con noi, qua, non ci credete. Marco, vieni, vieni Marco, vieni. Non c'è. No, c'è, eccolo qua. Ciao. Ben arrivato, vicino. Ciao. Al microfono. Ciao Blondi. Ciao. Girati che così possono ammirare bene il ciuffo. Fai un'inquadratura, uno stretto sul ciuffo del nostro Marco. E quanto tempo impieghi per pettinarti? Ma più o meno c'ho lo stampo comunque. C'ho lo stampo, metto lo stampo e vengono sì. Così. Ah, vengono così. Vengono okay. Così. Allora, parliamo un attimo dell'attività della River Band. Grandi, grandi esibizioni, grandi successi. Sì, abbiamo diverse serate in giro in Italia, di qua e di là. Siamo in giro un po' dappertutto a fare le nostre serate, proponendo della musica di Elvis e anche altra musica, insomma. Non solo Elvis. Scusami, questo è un anello di Elvis Presley? Sì, è simile a quello simile che aveva a quello Elvis, che lui perché quello di Elvis è... E anche questo... questo è il leone di Memphis. Il leone di Memphis, perché... famoso... Come Venezia abbiamo il leone, anche a Memphis hanno il leone come quindi, simbolo. Ho capito, bene. E la città. Fa piacere questo. E vuoi inquadrare anche gli stivaletti di Presley? Ecco, gli stivaletti vengono direttamente da Nashville, dal Tennessee, li ho presi in America. Stringi Stefano, stringi. Anche perché qui non ne vendono così. Immagino. Non ne fanno più, insomma, così. In che pelle sono fatti questi? Ma non lo so, proprio la pelle non lo so, comunque... Di facocero. Vabbè, comunque sì, insomma, complimenti. Grazie. Allora, visto che abbiamo Marco qua, dedichiamo a tutti i fans di Presley, ma non solo di Presley, anche i fans della River Band, questo bellissimo brano che vi farà ascoltare proprio Marco e la sua River Band, un brano di Presley che si chiama... Runaway. Runaway. Bellissimo. No!
Com'era quel Grazie. Colpo da... Com'era quel colpo che fai l'inquadratura larga? Com'era quel... Elvis the Pelvis Memphis. Sì, mitico. Bene, noi salutiamo il nostro Marco che deve raggiungere la sua band. Stasera siete a Firenze. Stasera siamo a Firenze, devo raggiungerli per e suonare. Quindi ci vuole un po' di tempo anche perché la strada, l'Appennino, brutto tempo, eccetera. Quindi ti auguriamo buon viaggio, buona serata e grazie per essere stato con noi oggi. Vuoi salutare qualcuno? Sì, voglio salutare la mia mamma Maria. Ma la saluto anch'io, mamma Maria! Sempre una nostra affezionata telespettatrice. E basta, li saluto. Basta. Gli altri, non li saluti gli altri. E tutti quelli che mi conoscono, insomma, tutti quelli che mi vogliono bene. Beh, meno male che non li ha citati perché sennò saremmo andati avanti fino a dopodomani. Grazie Marco, Tony. Grazie a te. Ciao, grazie. Arrivederci, ciao. Bene, ringraziamo Marco, adesso noi andiamo subito via, sparati come un fuso, prima con tre dediche e poi dopo andremo con gli eventi speciali, che ne abbiamo tantissimi oggi, poi abbiamo anche il weekend con noi. Prego. Un altro anniversario di matrimonio, tanti auguri a Gabriella Marconcini di Marmirolo, dal marito e dai figli, assieme ai cognati Bruno e Bruna di Riverbella. Auguroni anche da parte nostra, Roverbella, sì. A proposito, volevo salutare anche una new entry a Serenissima Televisione, la dolcissima Michela che sta al centralone, che riceve le vostre dediche oggi, per dare anche un po' di respiro all'Elisa, che una settimana di ferie se lo merita davvero. Decisamente. E quindi se ci sarà qualche imperfezione, perché magari non conosce proprio bene i posti, quindi mi raccomando, quando fate le dediche siate precisi voi da casa, che è molto importante, grazie. Buon compleanno a Tommaso di Verona, dai nonni Marisa e Piero.